Senti, chi è la salvezza per lei? La salvezza, la nostra salvezza alla fine è Gesù, è la nostra salvezza piena, è Gesù nella Chiesa Cattolica, da kataolon dal greco, che significa presso tutto, cioè presso tutti, cioè universale. In sintesi, lo dicono anche all'Università del Papa, solo per mezzo della Chiesa Cattolica, cioè solo la Chiesa Cattolica possiede i mezzi della pienezza di salvezza. Parole povere, noi abbiamo la sicurezza, alla fine, che se moriamo da buoni cattolici, abbiamo questi mezzi per andare direttamente in cielo, un po' come San Francesco d'Assisi e i santi, insomma, che ci propone la Chiesa. Gli altri, alla fine, hanno la possibilità per mezzo della Chiesa di andare in cielo, perché Gesù ha detto: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, cioè capo e corpo. Ad maiorem dei gloriam, cioè per la voce gloria di Dio, et bonum animarum, cioè è per il bene, ecco, delle anime. Questo è via subito per andare? Questo per andare subito in cielo. San Francesco, se leggete le fonti francescane, scoprirete che c'è una visione, insomma, che parla di lui, e i suoi fratelli sono direttamente in cielo, perché lui non è uscito dalla Chiesa Cattolica, anche se ha visto tante cose brutte, ma è rimasto perché Gesù gli ha detto: Francesco, va e ripara alla mia chiesa, cioè la mia casa, che come vede è in rovina. Quindi lui, consapevole che la pienezza dei mezzi di salvezza era nella Chiesa Cattolica. Addirittura lui diceva: nulla uomo si può salvare senza i sacramenti di nostro Signore. Cioè, salvare si intende pienamente, ecco. Altrimenti abbiamo due possibilità: o il purgatorio o l'inferno, cioè il pollo arrosto continuato. Ma noi cerchiamo di evitarlo per noi e per tanti altri. Lei interessa interreligioso dialogo? Sì, interessa molto il dialogo interreligioso. Oh, grazie a grazie a Dio, alla fine, anche a lei del suo lavoro.